modo pazzesco. Oggi devo andare a Occupy DJ su DJ TV e devo uscire tra un'ora e adesso in un'ora devo fare mille cose, tra le quali anche questa maschera che volevo provare. Questo vlog ho deciso che filmerò varie giornate insieme del weekend perché questa settimana non ho avuto proprio tempo di vloggare, quindi prenderò alcuni, diciamo, estratti, momenti carini del weekend che comunque ho più tempo libero. Vi voglio insegnare un trucchetto, magari lo sapete già in realtà. Quando dovete spegnere una candela, invece di soffiarci sopra, che poi chiaramente c'è il fumo, l'odore che non è piacevolissimo, almeno a me non piace, credo neanche a molti di voi, invece di soffiarci sopra o di fare col dito e rischiare di ustionarvi o buttarci acqua, tutte quelle tecniche un po' casalinghe, semplicemente se la candela ha un coperchio, ma anche se non ce l'ha, prendete un qualsiasi, anche un padellino di quelli piccoli, un piatto, un piattino di una tazzina, insomma, semplicemente fate così, lo appoggiate. E siccome verrà tolta l'aria dentro, piano piano la candela si spegne da sola. Vedete? Lo lasciate così, non togliete il tappo subito, altrimenti comunque esce il fumo. E quindi a questo punto la candela è spenta e non puzzerà, insomma, perché non l'avete spenta soffiando ed è una cosa fighissima. Ho deciso di mettermi questi jeans che sono un po' tipo, ecco, mi sta arrivando l'ansia. Non riesco molto a respirare. Questi jeans che sono tipo boyfriend jeans però non strappati, che mi piacciono molto, che avevo preso da Pull & Bear tipo boh, 2 anni fa, e questa maglietta che probabilmente qualcuno si ricorderà che avevo preso a Stoccolma, con questo braccialetto di By Simon che ho da tantissimo tempo, che mi avevano mandato, ma tipo da 2 anni anche questo, e queste che sono quelle di Runway che sto mettendo tantissimo. Basta, quindi è abbastanza semplice. Salutare nel vlog. Ciao a tutti, saluto tutti. Come ti chiami? Walter, sono prontissimi. Walter ci ha appena spiegato che cosa faremo in questa puntata, che ci faranno delle domande, molte domande. Però scazza, con scazza, giusto? Sempre. Ma quanto tempo dura la nostra parte? Sarà tra il quarto d'ora e i 20 minuti. Ok, lui è stato molto gentile, non vuole farsi riprendere, ma è stato adesso molto gentile. Volevo soltanto farvi presente questa cosa. Grazie. Delle scarpe molto Sì. gentili. Trucco fatto, ansia più 12, ispirazione, iperventilazione e no, parlo con la videocamera. La gente ancora non si abitua a queste cose. No, ci sono, dimmi, dobbiamo fare una prova. Vuoi salutare? Siamo sempre in diretta dallo studio di Occupy DJ, oggi stiamo parlando delle delusioni in amore. È un argomento un po' difficile da trattare, ma vediamo un po' di risposte. Prima la domanda del giorno. Finito! Adesso posso scaricare tutta l'agitazione, spero che vi sia piaciuto, non so se l'avete seguito, speriamo di sì, in caso poi vi linkerò la puntata qui sotto nell'info box. Mochi che abbaia è veramente. Addirittura! Addirittura! Ciao! Ciao, ma quanto hai abbaiato? Non è da te. Sono tornata. Chi torna? Chi è tornato? Chi è tornato? Ehi, mi butticcio la videocamera così. Hai guardata mamma alla televisione? Sì, siamo qua. Sì. Amore, mi sei mancato tanto, ho parlato di te, ho detto che provavo il copione e tu mi guardavi male. E niente, adesso questi piani di scale mi distruggono sempre. Basta, cercherò di mettere il link della puntata se intanto l'avranno caricata e Non c'è più il video mettiamo un pezzettino allora. Allora mettiamo anche un pezzettino. Ma è venuto bene? Dal telefono? Lo vedi? Sì, vediamo.
studentessa che per arrotondare, diciamo, la sera torna a casa e va in video chat erotiche, si spoglia e chiede soldi per questo. Alla fine forse esagera, forse fa un errore di valutazione, quindi per lei non va a finire benissimo. Io vi dico anche perché magari tutti quando vedete la puntata, altrimenti vi dico già come finisce. Ci vediamo nel teaser della prima puntata di Verdex. Finalmente è domenica, mi prude la faccia, non so perché, e mi devo asciugare i capelli adesso perché fra un pochino dobbiamo andare a incontrare Gianluca e Sara. Gianluca lo conoscete già. Adesso tra un po' sciolgo la pseudo treccia perché l'ho fatta lentissima, non li volevo troppo mossi. Niente, mi devo ancora tra l'altro struccare, non che sia truccata, però sapete che io ve l'ho detto, la mattina faccio non mi lavo la faccia ma mi pulisco con il bioderma, questa qua, tra l'altro madonna lo specchio sporchissimo, che schifo, con questa e poi il dischetto, che adesso sto usando questi Derma Cup, con questo faccio appunto, mi pulisco la faccia. E metto un pochino di acqua bioderma qui sopra e poi dopo ci resta su un po' di non è sporchissimo, vedete, però comunque prima di truccarmi, mettermi qualsiasi altra cosa, mi piace fare questo e poi con il lato morbido, tac. Tra l'altro i Derma Cup hanno visto il mio video, quello delle cose di settembre, mi hanno mandato una scatola con altri dischetti dentro, e che ridere, e c'era dentro anche questo qua, che è uno specchiettino rosa, che è molto carino, che voglio spostare in borsa. Wow, guardate che inquadratura! Come al solito ho i capelli che sembro un pino mediterraneo, gonfi come poche cose, perché quando li lavo sono sempre così. Outfit, giacchetta che ho preso a New York a $8 circa 5 anni fa, tra l'altro dentro la foda era tutta strappata, di Ecopelle, che continua a vincere sempre su tutte quelle che vedo in giro, quindi alla fine la continuo ad usare. Vestitino di mango mi sa, sì, di un po' di tempo fa, novembre dell'anno scorso precisamente. Soliti scarponcini neri classici, presi sempre a New York. Cappellino in caso serva. Borsetta sempre presa a New York in un negozio vintage. Ciao, piacere, io sono Gianluca, l'autista che vi accompagnerà nell'Interland milanese. Ciao Gianci! Come va? Tutto bene, posto? Bacino. La Ferrari niente, non c'era, allora no, sì, perché mi dà fastidio. Come in quei film commedie americani che alla ragazza dei tuoi sogni dici all'ultimo di essere un principe. Sì, perché vuoi che ti... hai l'antenna davanti, è un po' strano. Umile. E sei umile, vuoi che comunque lei ti ami per quello che io sei. Io voglio essere riconosciuto per quello che sono. Infatti io la macchina la ammacco anche, vedi, io gli stacco dei pezzi per renderla... Wow. La macchina del popolo, capito? Sei avanti di brutto. Senti, ma dov'è che ci porti? Adesso andiamo a mangiare. Io ho voglia di caffè e io dolcetto. Cheesecake o muffin o cupcake? Sì! Evviva! Yeah! Sara sta facendo la cheesecake, sì, e quindi tu le porti dei lamponi. Dei lamponi, sì. Uscire adesso, io voglio uscire più di qualsiasi altra cosa ho mai voluto in tutta la mia vita, per sempre. Ci sono i cecchini che ti sparano.
Perché? Perché? Ho appena fatto questa fotina che adesso pubblicherò, che mi piace tantissimo. E siamo arrivati, ho preso la Red Velvet Cake che è rimasto. Tu avevi preso un cupcake al cioccolato che però è finito, è rimasto solo quello. Sara ha preso una specie di cheesecake al pistacchio che ho assaggiato ed è buonissima. Anche Gianluca ha finito. Gianluca aveva... A me me l'ha portato vuoto, non capisco. Mi hanno portato un piatto vuoto e sporco. Adesso mi andrò da me. Che caffoni. No, la verità è che avevi preso una cheesecake ai mirtilli. No, ai frutti di no, ai frutti. Beh, era una roba rossa. Assaggio, amore. È buonissimo. E questo qui è un macchiato, caramel macchiato con latte di mandorla. Selma, dove fanno queste torte buonissime, e adesso ci investe la macchina nuova dall'altra parte, e praticamente c'erano anche Margherita e Laura che stavano mangiando anche loro come me, dolci, 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 ci siamo incontrate e io ho capito che diciamo vi avevano tipo riconosciuto e niente, allora poi vedrete questo vlog sul mio canale. Backstage delle foto dei web fluenser. Un pezzo di video. Vai. Ma facciamo un passo alla volta. E poi bevo. E poi bevo, lo dice da solo. Magari potevo parlare. Lo devo dire che poi bevo. Cioè lo devo svelare. No. Credo di aver rotto qualcosa. Questo è brutto. Colino per la prima volta che sono in macchina con uno che parla in radio. Radio number one, giusto? Sì, dai, dai, un pochino sì. È Gianluca questo. Vediamo tutti i suggerimenti, tutto. Leggiamo i vostri messaggi e diciamo anche qualcosa di più di quel che riguarda il mondo della musica. E qualcosa di più lo diciamo Piatti. Adesso con il Sei Motel. Sei commosso. È sempre come se fosse la prima volta, dato che è la quarta, quindi. Per chi volesse seguirti, sì, allora, a parte così. Su YouTube che metto il link, certo, qui sotto, ma tutte, sì, le mattine alle 6, molto, sì, comodo. Ragazzi, mi sembra ovvio. Chi non è in piedi? Su Radio Number One, però anche il oggi weekend. È sabato e sono le 19 e tu ci sei. Yes, dalle 19 alle 22, il sabato e la domenica, per chi insomma si sveglia più tardi la mattina. Bene, questa avventura tortosa. Tortosa perché abbiamo mangiato la torta? Sì. Ah, ok, scusa. Okay. E allora ci vediamo tutte le mattine alle 6. Ci sentiamo perché la radio non funziona così. Ah, scusa. Cioè, ci senti. Ok, va bene. Se avete voglia. E poi su YouTube. Ciao. YouTube assolutamente, ciao, che è molto importante. Ciao. 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 Si è nascosto qui. Moki, che ti stiamo facendo? Ti diamo fastidio. E ciao, ciao, siamo tornati. E niente, volevo salutarvi perché il vlog finisce qui. E volevo salutarvi io perché oggi non ci sono stato per niente nel video. E so che voi mi amate. Io amo voi perché siete miei fans e vi volevo appunto dire che niente, che ciao. Non mi inquadrare dal basso all'alto che sembro grasso, per favore. Non mi hai neanche pulito ancora gli occhi oggi e quindi adesso penseranno che sono sporco. Beh, allora ciao. Ciao.